Non pagare affitti è possibile se nessuno li chiede. E così è successo per le case popolari di Roma. Quasi 9 milioni di euro mai incassati da associazioni, sindacati, partiti. Questa sede del PD deve all'Ater 77 mila euro. E nella lista dei debitori dell'Ater ci sono anche partiti della Prima Repubblica. Qui c'era il PSI che non ha mai pagato 55 mila euro. L'importante per noi è intanto tornare in possesso di questi locali. La situazione è migliorata da quando la lista dei debitori è stata resa pubblica e qualcuno ha iniziato a saldare. Purtroppo la comunità mediatica funziona. Non per tutti però. Qui c'era per esempio un circolo UDC che deve ancora all'Ater 141.000 euro. Loro possono tutto. Via solo i partiti, qua non paga nessuno. Eh già, perché anche tanti cittadini non l'hanno mai fatto. Il debito totale è di 700 milioni e se loro non pagano, l'Ater non paga ICI e IMU al comune. Equitalia pignora i conti e addio manutenzioni. Ci sta ancora l'amianto, ci stanno i cornicioni dei palazzi che cascano a pezzi. Ci abbiamo i tetti pieni di muffa. Un circolo vizioso di debitori. Per spezzarlo, l'Ater ha deciso di partire da Equitalia, rottamare il debito da 500 milioni con il comune e risparmiarne così almeno 200.